La Lega, prima forza della coalizione, molla la presidenza del Consiglio a favore di Forza Italia e le altre cariche, lascia agli alleati anche sottosegretario e vicepresidenze del Consiglio e rivendica i 4 assessori, compreso l'esterno. Questo è l'ultimo punto di caduta a cui è arrivata la Lega nella trattativa sul governo della regione, lo spiega apertamente, incalzato dalla domanda secca del giornalista del Centro Lorenzo Colantonio, il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma negli studi di Rete 8, dopo aver parlato con Salvini e aver informato Marsiglio e gli alleati. È vero, lo confermo, io ho detto al governatore Marco Marsiglio che le 5 posizioni chieste in virtù di una ogni 2 eletti da Manuele Cencelli erano comunque in qualche modo rivisitate in una funzione in cui di dare un ulteriore spazio di governo agli alleati e per i quali ho invitato il senatore Marsiglio di contattarli e di vedere se c'era la possibilità di chiudere questa partita. Le reazioni da parte degli altri coordinatori regionali presenti in trasmissione sono di cauta apertura. Nazario Pagano incassa non i 2 assessorati inizialmente richiesti e bocciati da Salvini, ma uno più la presidenza del Consiglio regionale, ruolo di prestigio dagli stesso ricoperto in passato, come ha ricordato. Assolutamente d'accordo su quanto lui afferma, cioè sul fatto che la Lega ha dimostrato di avere in questo momento grande consenso in questa regione, che è giusto che abbia un equivalente riconoscimento in giunta, il fatto che abbia messo a disposizione del Presidente della Regione la presidenza del Consiglio regionale è di per sé un fatto positivo, perché dimostra che, come dire, il senso di responsabilità. Cautela, ma non un esplicito sì, anche da parte di Etel Sigismondi per Fratelli d'Italia, che, oltre ad aver in giunta il governatore, in virtù del lodo Bellachioma resterebbe in competizione con Azione Politica sia per il residuo assessorato che per ulteriori postazioni da sottosegretario a vicepresidente del Consiglio. Il Presidente sta facendo con certosina attenzione e che vedrà sicuramente una rappresentanza di tutte quelle che sono le forze in Consiglio regionale, anche rispetto a quelle che è, insomma, il risultato elettorale che ogni forza politica è riuscita a ottenere il 10 di febbraio. Quella che in TV appare come un'accelerazione verso l'assetto definitivo dell'accordo subisce però una frenata in tarda serata dagli umori del presidente Marco Marsiglio, riferiti stamani sulle colonne del Centro. Il governatore, che ha l'ultima parola, ci tiene ad esercitarla e convoca tutti per martedì in una riunione che si annuncia ultimativa. Ci sarà anche Bellachioma, ma poco disposto a cedere ulteriormente dopo quello che viene ritenuto dalla Lega già un consistente sacrificio, e con lui, poco disposto ed insofferente per i giorni che trascorrono, soprattutto Salvini.